minuti, perché altrimenti il nostro obiettivo non ci ha fatto 7 minuti, quindi qua. Come dire, grazie dell'invito all'associazione, grazie al senatore. In 7 minuti evidentemente confutare delle tesi, dato che qui ho un'opinione, come dire, eretica, sarà praticamente impossibile, ma ci provo. Del resto gli amici di Forza Italia, che frequento da quando ero uno di quelli che votava per le privatizzazioni, e non lo rifarei più a distanza di 20 anni, mi risultano essere moderati, quindi non mi brucierete sul rogo, no? Allora, la prima cosa che voglio osservare è che sono d'accordo, prima è stato ricordato, il bilancio pubblico e il bilancio privato vanno in linee che sono antitetiche. Quindi il primo concetto è che sono esattamente speculari le curve del bilancio pubblico e le curve del bilancio privato, e voglio ricordare semplicemente una regola molto semplice, che è quella che se io aumento la spesa pubblica aumento il deficit pubblico, ma il secondo effetto è che aumenta la ricchezza privata e quindi si crea surplus su quel bilancio. Se io riduco la spesa pubblica aumenta il surplus pubblico, ma il secondo effetto è che scende la ricchezza privata e cioè quel bilancio va in deficit. Questa regola viene detta da molti autori, questo è uno degli autori italiani, che è il professor Bagnai, che è tuo collega della Commissione Finanze, presidente della Commissione Finanze di oggi, che dimostra che le due curve sono uguali, ma non è l'unico che lo dice, perché esistono le stesse cose e sono dette anche da autori internazionali. Questa è la posizione invece americana, che dimostra esattamente la stessa cosa. Abbiamo visto prima un autore americano che lo dice dell'Italia, ora vediamo un autore americano che lo dice degli Stati Uniti. E se noi sappiamo leggere anche in conto corrente, lo dico soltanto come dato statistico, noi in questo momento siamo, come dire, creditori, nel senso che se andiamo ad osservare quelli che sono versamenti a crediti nei confronti della UE, lo dico semplicemente perché una delle cose che vengono dette è andiamo a rinegoziare un po' di flessibilità, mi sembra che noi possiamo andare a discutere, anche perché noi abbiamo una situazione di credito e quindi come tale tutta la questione del portare a casa i fondi europei. Quello che osservo in termini di debito pubblico è che, come è stato detto anche da altri relatori, nel periodo dal 99 al 2007 i famosi paesi, come dire, meno virtuosi, quindi Spagna, Irlanda, Italia, eccetera, avevano ridotto il debito pubblico, e a proposito del famoso livello, come dire, sicurezza del rapporto debito-PIL, ricordo che non esiste un'opinione scientificamente condivisa del fatto che debba essere il 60%. Prova sia il fatto che alcuni paesi che sono andati in crisi, qui l'Irlanda era un 42%, qui la Spagna era un 39% al momento della crisi, e scusate, il Portogallo era un 71%, quindi non erano i livelli, come dire, assurdi che stiamo dicendo dell'Italia di oggi. Il debito privato italiano esplode, questo lo voglio ricordare, perché se noi andiamo a vedere alcune statistiche, e questo vale anche per altri paesi, mentre in quel periodo c'è una variazione di debito pubblico PIL in negativo, c'è un aumento del debito privato PIL, di cui oggi non ho sentito parlare e voglio invece segnalarlo. Ed è un aumento molto importante che riguarda anche dove sono stati investiti i soldi da parte delle banche, come dire, chiamiamole del nord, per semplicità, per farci capire, questi sono dati della Banca Centrale Europea. Quindi sono stati investiti i soldi in quel periodo nei cosiddetti PIS, che come sapete sono i paesi meno virtuosi. Abbiamo visto che, perdonatemi, c'è stata una speculazione, perché uno può dire che è generosità, io la chiamo speculazione, che è legittimo, perché se io investo voglio guadagnare, lo dico anche da imprenditore, però poi dopo le cose vengono usate anche a livelli politici, perché qualcuno ricorderà che questa, che è il titolo di uno dei principali economici italiani, viene utilizzato anche a fini politici. Il tema dello spread, lo dico soprattutto a te, senatore Perosino, non possiamo dimenticare che è stato utilizzato anche per sostituire un governo con un altro governo, perché altrimenti ci dimentichiamo cosa è successo nel 2011 con Berlusconi. Ora, quindi circa il fatto che il debito PIL si possa ridurre con alcune manovre, qui ci sono difformità di vedute. Per esempio io non sono d'accordo sui temi della spending review, del taglio della spesa pubblica, ma non lo sono solo per un fatto ideologico o, come dire, scientifico, ma anche per risultati pratici. Quando arriva Monti, eravamo al 116,4, nel 2014 siamo al 132,09, quindi di mezzo c'è stato tutto quello che è stato utilizzato sempre come leitmotiv di riduzione del debito, cioè tagliare la spesa pubblica. Questo banalizzo, ma mi pare che sia molto chiaro. Quindi non esiste affatto un livello di sicurezza del 60% del debito PIL, come vi ho dimostrato, perché non c'è alcuna evidenza né scientifica né pratica che così funzionano le cose. E soprattutto vi chiedo, ma questa sarebbe un'esplosione, cioè quella che va dal 100 circa al
134%, oppure abbiamo anche un'altra esplosione ancora più importante, che invece è quella del rapporto debito privato PIL, che è un'altra versione della medesima storia. Le due storie vanno lette, come dire, in contemporanea, anche ricordando che il famoso spread, che torna, come dire, sulle pagine dei giornali, perché evidentemente viene utilizzato anche per finalità di condizionamento della politica economica, non è affatto vero, come dicono i giornali, che nel 2011 era al più alto livello, come qui si può vedere da questo grafico. E ricordo peraltro che l'Italia, che per carità ha fatto tutta una serie di errori nel passato, nel 1980-81 era il paese più ricco del mondo, perché se noi misuriamo la ricchezza in termini di rapporto tra risparmio e reddito, eravamo 25, come poi vediamo eravamo il paese più ricco del mondo. Tanto è vero che prima, il professore ricordava, abbiamo avuto proprio un benchmark negli anni 80 di tassi nominali e anche reali di interesse. Ricordo così incidentalmente, ma semplicemente perché credo che sia legato a questi temi, che nell'anno del Signore del 1992, per chi si ricorda queste vicende, noi leggevamo Germania mai così in basso sul Corriere della Sera, 350.000 occupati in meno, eccetera, eccetera, e nello stesso anno leggevamo Made in Italy mai così bene e leggevamo presi posti di lavoro e via discorrendo. Incidentalmente, 26 anni dopo, quando noi leggiamo l'attualità del mese di maggio, ci rendiamo conto che non è che le politiche monetarie siano totalmente neutrali, perché qui vi faccio vedere l'acquisto di bond della BCE in termini storici e in termini del mese di maggio, vedete che c'è un aumento sulla Germania e una diminuzione sull'Italia, che poi viene spiegata per fatti tecnici. Sta di fatto, e qui pongo una domanda, e la domanda è: il debito pubblico aumenta? Incidentalmente chiedo, quale paese del mondo ha rimborsato il debito pubblico dal secondo dopoguerra ad oggi? A me non risulta, per una sola ragione: che il debito pubblico in situazioni normali non è fatto per essere rimborsato. E questo equivoco va chiarito, perché se non facciamo questa affermazione, noi rischiamo di creare un equivoco di fondo. Il debito pubblico serve fondamentalmente per sostenere lo sviluppo di un paese, e si sostiene nella misura in cui gli unlevered cash flow prospettici, come giustamente è stato ricordato, cioè i flussi di cassa prima dei finanziamenti che quel paese, grazie allo sviluppo, è in grado di produrre, saranno maggiori, come succede nei rating bancari, a sostenere gli oneri del debito, che si chiamano interessi. Allora, il debito privato PIL è in realtà quello che è esploso, perché qui vediamo il dato invece sulle famiglie, che triplica quasi dal 98 al 2017, cioè in questi anni, e incidentalmente tutto quello che è successo ha comportato un forte cambiamento sociale. Il cambiamento sociale è stato quello di spostare la ricchezza, questi sono dati europei, di circa il 70% in capo a un 10% del percentile, e invece il 40% dell'altro percentile, cioè i più poveri, mangiano con l'1% di tutta la ricchezza mangiata e prodotta a livello europeo. Quindi è chiaro che c'è stata una politica anche di tipo sociale e anche un effetto di tipo sociale. Tradotto, abbiamo una classe media, anche su questo sono d'accordo, sempre più sottile, e sparirà se continuiamo così. E allora quello che sta succedendo, perché dobbiamo capirlo, è stata una esplosione dei miliardari in Europa. Cioè i miliardari sono sempre di più, la classe media è sempre meno. E allora, attenzione, che prima era stato ricordato, o meglio, accennato questo episodio, sul quale invece metto una forte attenzione. Io non sono d'accordo, per esempio, sul fatto che questo sia stato il bene, 1981-82, quando c'è il famoso divorzio tra Banca d'Italia e il Ministro del Tesoro. Sta di fatto che il debito che è stato, come dire, che si esplode proprio in quegli anni 80, succede, guarda caso, quando c'è proprio questa scelta storica, e avviene prevalentemente per il peso degli interessi. Del resto, l'effetto che si misura sostanzialmente nell'arco degli ultimi anni è stato indubbiamente una perdita del reddito familiare netto, e l'altra cosa è stata una riduzione del reddito disponibile, perché dal 94 al 2018 il dato del reddito, cioè di quanto siamo ricchi, per essere molto sintetici, passa da un circa 16%, ma vi ricordo che era il 25%, se andiamo a vedere il 1980, a oggi che siamo a poco più del 2%. Incidentalmente questi sono dati storici, quindi non credo che siano responsabilità del governo degli ultimi 15 giorni. Questo è quello che succede a livello mondiale: si crea in questa scelta una piramide, con una costruzione della piramide della ricchezza che è sostanzialmente di questa natura. E incidentalmente voglio far osservare che di nuovo con questa grafica nel 1981-82 che c'è, guarda caso, questa inversione delle curve, cioè prima un tasso netto di risparmio delle famiglie in Italia in crescita e dopo un'inversione con un evidente segnale di che cosa è successo. Mi è stato chiesto di essere molto rapido, quindi penso di essere stato nei 7 minuti. Chiudo
Quindi quali sono gli effetti gravi dal mio punto di vista del parlare di diritto pubblico? Stiamo attenzione, facciamo attenzione, perché c'è un'altra questione. Lo scorso governo, io ho sentito il ministro Lorenzin che diceva che le donne non fanno più figli per ragioni sostanzialmente sociologiche, cioè non hanno più voglia di farli. Beh, anche qui, se noi mettiamo in una serie storica la fertilità e il reddito, ci rendiamo conto di una cosa abbastanza semplice da dimostrare, ma è dimostrabile, e cioè che i figli non si fanno quando non ci sono i soldi in una famiglia per mantenerli. È una delle spiegazioni molto pragmatiche, come dire da uomo pratico, è che noi abbiamo avuto un'esplosione di interessi sulla parte del debito e invece un calo dei figli. Chiudo. Allora, io dico da aziendalista, da uno che è abituato a fare i bilanci delle aziende e per le aziende che vanno in banca, che o si guarda entrambi i lati di un bilancio, e cioè sia l'attivo sia il passivo, oppure quantomeno sia degli stralci. Cioè non si può guardare soltanto il lato destro e non il lato sinistro. Perché il lato destro, lo sappiamo tutti, è l'indebitamento, ma il lato sinistro è quello che quell'indebitamento fa. Cioè la chiave di lettura di uno stato patrimoniale in assets e liabilities and equity, che è la versione, come dire, aziendale, dice che a sinistra tu hai dei beni e a destra tu hai degli indebitamenti. Però se noi guardiamo soltanto al lato destro e creiamo un fenomeno, come dire, di panico sul concetto di debito, che come vedete non ha storicamente una sostenibilità certa e scientifica, noi dimentichiamo che a sinistra quel debito viene fatto per fare delle cose che si chiamano strade, che si chiamano scuole, che si chiamano ospedali, che incidentalmente sono anche delle ragioni che non servono soltanto a dare servizi, ma anche a reddito, perché queste cose qui aumentano, per un effetto moltiplicativo che non sto qui certamente a spiegare, il reddito di un paese. Quindi consideriamo una cosa molto semplice, che per risolvere il problema del debito PIL sono d'accordo con i relatori che hanno detto che ci vuole una cosa. Io dico che ce ne vogliono tre: la crescita e la crescita. Cioè non è possibile, però, decidiamoci, perché se noi decidiamo di tagliare la spesa pubblica, cosa fatta negli ultimi anni, sistematicamente, questo non funziona. Perché tu sostanzialmente sei una domanda aggregata, devi avere il consumo, devi avere la spesa per investimenti privati, devi avere la spesa per investimenti pubblici, devi avere le esportazioni al netto delle importazioni. E se noi distruggiamo i primi tre pezzi e pensiamo che tutto si equilibri soltanto sul rapporto import-export, purtroppo la storia ci dimostra che non funziona. Quindi, considerate, lo dico a te senatore dal punto di vista politico, considerate i motivi prima di prendere le scelte per i quali esiste uno Stato che non è il pareggio di bilancio o rassicurare i mercati, ma dare ai propri cittadini una vita degna di essere vissuta. Spero di essere stato anche io. Grazie.